Buonasera e benvenuti all'ultima puntata di Vogliamo la Luna. Concludiamo questo percorso che ci ha consentito di conoscere le attività della Fondazione Domus de Luna Onlus con una puntata interamente dedicata alla cooperativa sociale Exme e Affini e ai suoi importanti progetti. In studio qui con noi Daniela Secchi, coordinatrice del progetto Ti Abbraccio e Ti Abbraccio Cresce Non Solo Spesa, e Diletta Galimberti, coordinatrice del centro di aggregazione Exme. Iniziamo con un po' di storia, Diletta. Quando nasce la cooperativa Exme? L'Exme è un centro di aggregazione per ragazzi che nasce nel 2012, 10 anni fa ormai, nasce da un progetto della Fondazione Domus de Luna, appunto, che fondamentalmente inizia anni prima attraverso attività, laboratori d'arte, di musica, all'interno delle carceri minorili, nei campi Rom, nelle scuole e nelle comunità. Si tratta di un centro di aggregazione che si trova in un quartiere di Santa Teresa a Pirri. La Fondazione Domus de Luna decide di ridare vita a questo edificio ormai in degrado, abbandonato, che era l'ex mercato civico di Pirri, del quartiere di Santa Teresa. E lo fa inizialmente attraverso lo strumento del colore e quindi attraverso writers professionisti, artisti amici che negli anni precedenti avevano collaborato con la fondazione appunto nelle attività artistiche, dà nuova vita, un nuovo volto a questo edificio appunto, come dicevo prima, in grave degrado ormai da anni. E lo fa, come dicevo, attraverso lo strumento del colore che diviene quasi simbolo di rinascita anche del quartiere, non solo dell'edificio stesso, e quindi attraverso dei laboratori artistici, i writers, gli artisti, insieme ai giovani del quartiere, i piccoli e delle volte anche i giovani genitori dei ragazzi stessi, ridanno vita a questo edificio. Inizialmente i primi laboratori erano appunto d'arte, poi negli anni e subito dopo iniziano tutta una serie di attività. Ecco, qual è la mission della cooperativa? Sì, innanzitutto attraverso questi laboratori d'arte, di musica, ma anche attraverso lo sport, sicuramente l'obiettivo principale è quello di offrire un'alternativa al tempo libero ai ragazzi, soprattutto quando siamo arrivati e quel quartiere non offriva grandi alternative al tempo libero, ma anche un'alternativa alla cultura della strada. E soprattutto prevenzione del disagio giovanile, inclusione sociale. Questo è possibile non solo attraverso questo tipo di attività, ma anche attraverso un'equipe di professionisti che caratterizza l'Exme, che sono educatori, pedagogisti, psicoterapeuti, attraverso uno sportello di ascolto rivolto ai giovani, ma anche alle famiglie. È assolutamente appunto aperto all'utenza non solo del territorio, ma anche dei comuni vicini. Esiste anche una collaborazione con le scuole. Sì. Ecco, con quale obiettivo l'avete creata? La collaborazione con le scuole è sempre stata fondamentale, non solo per l'Exme, ma anche per la Fondazione. Si concretizza fondamentalmente con l'offrire da parte di Domus de Luna e dell'Exme nello specifico una serie di laboratori e attività, come dicevo prima, gran parte anche le stesse che noi offriamo all'interno del centro, le offriamo anche all'interno delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado, per lavorare insieme alle scuole a contrastare fondamentalmente quella che è la dispersione scolastica, la povertà educativa e nello specifico poi invece per le scuole secondarie e per le scuole superiori, nello specifico anche attiviamo percorsi di PCTO, quindi la vecchia alternanza scuola-lavoro, per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, all'Exme affiancando gli educatori, quindi osservando il lavoro dell'educatore e poi in Ti Abbraccio nella raccolta e distribuzione dei generi alimentari. Come e quando nasce Ti Abbraccio? Entriamo proprio nel cuore della,
della trasmissione. Il progetto Ti Abbraccio nasce nel 2012 all'interno del centro Exme e nasce per dare supporto alle famiglie del quartiere di Santa Teresa a Pirri. Inizialmente si distribuivano giocattoli, accessori per bambini, vestiario, tutto ciò che poteva essere utile per le persone che già facevano parte della comunità di Domus, che interagivano già con i professionisti e con le persone che si ritrovano all'interno del centro Exme. Con il lockdown nel 2020 le difficoltà, oltre che quelle del quartiere, anche del resto della comunità, si sono amplificate. Di conseguenza c'è stato un voler aiutare queste famiglie anche dal punto di vista alimentare, quindi creando una distribuzione di generi alimentari di base. Si è partiti ad esempio con pane, pasta, alimenti proprio base nella dieta di tutti i giorni. Si cercavano di aiutare anche le madri in difficoltà attraverso l'ausilio di pannolini omogenizzati, tutto ciò che potesse essere utile per la cura dei più piccoli. Avete ottenuto un prezioso contributo da parte della Fondazione di Sardegna. Ecco, che cosa vi consentirà di fare? La Fondazione di Sardegna dà un grosso contributo a Domus de Luna, aiutandoci ad ampliare il ventaglio di bisogni e di richieste e a cercare di soddisfare il più possibile tutto ciò che la comunità richiede, di cui ha bisogno. Poi torneremo anche sul contributo della Fondazione di Sardegna. Ora stiamo vedendo le immagini che la regia sta mandando, sono state registrate durante la preparazione delle buste. Quante persone sono, ci sono i volontari, no, che se ne occupano, quante sono le persone che se ne occupano? Allora, sono decine le persone che gravitano durante la distribuzione della spesa all'interno del centro Exme. Si tratta di volontari, così come si tratta di persone che afferiscono al servizio proprio perché aiutati nella distribuzione della spesa, e sono loro che ricambiano l'aiuto aiutandoci a costruire le spese. Ci sono tante realtà, come ad esempio giovani e meno giovani, che diciamo, svolgono delle misure alternative alla detenzione, e quindi collaboriamo con l'ufficio di esecuzione penale esterna, dando la possibilità appunto di svolgere queste loro ore nel sociale, così come ci sono i ragazzi del quartiere e i ragazzi ad esempio della scuola, che provengono da licei, da diversi istituti, e svolgono da noi quella che è l'alternanza scuola-lavoro. Quante sono al momento le persone assistite e che cosa distribuite in modo particolare, cioè diciamo come sono proprio fatte le buste, per intenderci? Attualmente, con i dati aggiornati alla scorsa settimana, si parla di più di 1800 famiglie iscritte e parliamo quindi di più di 5500 persone, delle quali 1500 sono dei minori. Infatti, oltre agli alimenti base che mettiamo solitamente all'interno delle buste, che variano da carboidrati, proteine, latte, biscotti per fare colazione, formaggio, uova, inseriamo anche degli alimenti stagionali come può essere la frutta e la verdura, e cerchiamo di dare un'attenzione particolare a quelli che sono i minori di 3 anni che necessitano maggiori cure, quindi cerchiamo di fornire latte in polvere, omogenizzati, pannolini. Molte di queste cose ad esempio ci vengono offerte anche da dei privati, ci vengono donate, e riusciamo quindi a, diciamo, far fronte a diverse necessità delle famiglie che assistiamo. Sono chiaramente aumentate per via della pandemia, che chiaramente, certo, ha contribuito a peggiorare, no, la condizione di tante famiglie, immagino. Esatto, sì. Diciamo che il lockdown e il Covid hanno ampliato le difficoltà che già c'erano nel quartiere e le hanno ampliate a tutta la città metropolitana, così come a tutta la regione, perché ci sono diverse realtà che adesso si stanno presentando all'interno del servizio di distribuzione. Quindi si tratta di diversi tipi di famiglie e diversi tipi di realtà. Devo mandare la pubblicità, torniamo tra un minuto. Eccoci di nuovo in studio, siamo qui con Daniela Secchi e Diletta Galimberti della cooperativa sociale Exme e Affini.
Da quali contesti provengono, Daniela, le persone di cui vi occupate? Il progetto nasce riferendosi principalmente al quartiere di Santa Teresa e si espande a macchia d'olio su tutta la città metropolitana di Cagliari. Diciamo che adesso si è ampliato notevolmente a tutta la città e anche alle province vicine. Diciamo che il servizio adesso si riferisce a più di 30 comuni, quindi oltre l'area urbana ci si è espansi anche in tutto il sud Sardegna. Vorrei tornare alla distribuzione delle buste e alla preparazione per chiederti come si svolge in pratica una giornata tipo. Ok, sono due giornate alla settimana, il martedì e il giovedì, suddivise tra la mattina e la sera. La mattina ci si occupa proprio di preparare fisicamente le spese, quindi l'aiuto dei volontari, di tutti i ragazzi del quartiere e delle altre persone che collaborano con noi sono dedicate principalmente alla costruzione delle tre tipologie di spese che dedichiamo alle famiglie. Tre tipologie perché in base all'unico documento che noi chiediamo, cioè la attestazione ISEE, sappiamo quanti sono i componenti di ogni famiglia e di conseguenza possiamo calibrare il numero di alimenti in base al numero di componenti. Quindi abbiamo una spesa un po' più piccola, una spesa intermedia e una spesa un po' più grande, che riprendono i nomi delle comunità della Fondazione Domus de Luna, ossia Casa Stelle, Casa Cometa e Casa Sole. In base all'ordine di grandezza delle persone che ci vivono dentro, prendono il nome anche le spese in ordine di grandezza degli alimenti che sono contenuti all'interno. E quindi la mattina ci occupiamo di prepararle fisicamente e prepariamo anche quelle che sono per il servizio a domicilio. Che poi nel pomeriggio c'è proprio la distribuzione vera e propria, quindi è possibile prendere i numeri per fare la fila sia la mattina che il pomeriggio. E il pomeriggio avviene la vera e propria distribuzione. Le persone arrivano al centro Exme e hanno la possibilità di prendere la loro spesa. Dove viene fatta la distribuzione? La distribuzione avviene fisicamente all'interno del centro e le persone appunto hanno la possibilità di raggiungerlo nel pomeriggio e abbiamo un'ora e mezza di distribuzione. Tra le persone di cui vi state occupando ci sono anche anziani? Ci sono anziani, quelli che riescono a venire fisicamente in sede possono ritirarle tranquillamente loro. Abbiamo un'accortezza e un occhio di riguardo per le persone che hanno delle difficoltà di deambulazione, alle quali non facciamo fare la fila. E grazie al contributo dei volontari riusciamo anche a raggiungere quelle persone che hanno difficoltà a venire al centro, quindi se si tratta di persone con delle invalidità, con delle malattie o con delle esigenze particolari che non gli permettono di raggiungerci, siamo noi a raggiungere loro attraverso il contributo dei volontari che vengono all'Exme, prendono le spese e le portano nelle case delle persone. Questo è molto importante, un servizio molto importante. E volevo dire questo: chi versa in condizioni di indigenza purtroppo quasi sempre non necessita solamente di generi alimentari, quindi come vi siete organizzati per fare fronte anche a queste esigenze? Certo, se inizialmente queste esigenze potevano essere viste e palpate con mano nel quartiere dove ci trovavamo ad aiutare, diciamo, soltanto le realtà vicine, espandendosi ci siamo dovuti espandere anche noi e grazie al contributo della Fondazione di Sardegna riusciamo appunto ad avere un servizio ulteriore che è quello di Ti abbraccio con i vestiti. Ti abbraccio con i vestiti nasce proprio per far fronte a queste necessità con vestiti, accessori, calzature, accessori per i bambini più piccoli, supporti di ogni genere, dai passeggini ai seggiolini. Riusciamo a fare questo servizio a Quarto Sant'Elena. Ci ritroviamo in via Beccaria e abbiamo proprio un non negozio, quello che noi chiamiamo non negozio, che è il punto di ritiro delle donazioni e di ridistribuzione alle famiglie che ne hanno necessità. Allora, intanto voi avete nominato un quartiere dal quale, diciamo, tutto un po' ha avuto inizio, però vorrei anche chiedervi, questa è una domanda, diciamo, per entrambe, ci sono quartieri della città metropolitana che necessitano maggiormente, sicuramente sì, di attenzioni, quali sono, però vorrei anche che parlassimo di quei quartieri che, diciamo, prima del Covid erano
come dire, non presentavano problematiche di questo tipo, e magari invece oggi anche certi quartieri vanno incontro, come dire, a situazioni di difficoltà. Posso partire dal fatto che i quartieri popolari in generale si sa che vivano in delle situazioni di difficoltà economica e si sono presentate più volte anche delle difficoltà familiari attraverso le quali riusciamo a intervenire, come diceva prima Diletta, con diversi professionisti, riusciamo a dare supporto su più fronti, e quindi il quartiere popolare di Santa Teresa risulta essere il punto di partenza, e piano piano siamo andati ad intervenire anche su quartieri come può essere il quartiere di San Michele, il quartiere di Sant'Elia, che presentano delle difficoltà e delle problematiche molto simili a quello di Pirri, di Santa Teresa. Per il resto, diciamo che la nuova povertà che la situazione economica attuale sta portando in auge porta un pochino tutti i quartieri, non ci sono dei quartieri ormai predefiniti, non c'è delle realtà a compartimenti stagni, ma si tratta più di una realtà comune a tutti, anche quelli che magari prima potevano essere visti come i quartieri più benestanti o i quartieri altolocati, passatemi il termine, si ritrovano ad avere difficoltà proprio perché le spese, le utenze stanno aumentando, ci sono diverse difficoltà su diversi fronti. Ecco. Quindi anche quei quartieri che magari un tempo erano, come dire, benestanti, ora hanno delle sacche di povertà, lo dobbiamo dire, perché il Covid le ha create veramente queste difficoltà. Sì, poi difficoltà. Aggiungi pure. Sì, queste difficoltà ovviamente che poi portano queste famiglie a rivolgersi a Ti Abbraccio, sono difficoltà che poi hanno dei riflessi anche nei minori, quindi non è solo più una situazione legata alla necessità di generi di prima necessità, quindi alimenti, ma delle volte anche dei disagi nei minori, quindi nei bambini, nei ragazzi, e in questo senso l'Exme, oltre a Ti Abbraccio, attraverso il centro di aggregazione, aiuta ulteriormente le famiglie, seguendo magari i ragazzi, i più piccoli, magari anche delle elementari e delle medie, che magari non riescono ad essere seguiti magari dai genitori, che sono magari seguiti anche dai servizi sociali e che sono appunto presi in carico da loro, e che noi seguiamo con dei progetti strutturati proprio per aiutare le famiglie ulteriormente. Magari sono famiglie che continuamente sono alla ricerca del lavoro o che cambiano spesso lavoro con turni anche magari pesanti e anche con delle difficoltà appunto a stare dietro ai ragazzi, anche semplicemente per fare loro i compiti. E quindi sicuramente l'Exme, oltre a Ti Abbraccio, Non Negozio, offre proprio un ulteriore aiuto a tutto tondo alle famiglie con difficoltà che sicuramente legate al Covid inevitabilmente, perché ci siamo resi conto, come giustamente anticipava Daniela, che il periodo del lockdown ha portato alla perdita del lavoro di persone che magari avevano anche un lavoro magari non stabile, però comunque famiglie che riuscivano, esatto, che riuscivano ad arrivare a fine mese, ma ovviamente tutte le difficoltà legate alla pandemia e poi altre sicuramente hanno accentuato magari dei disagi, e soprattutto noi ci siamo resi conto anche con i ragazzi che seguiamo che l'essere stati chiusi in casa, seguire le lezioni a distanza anche per la socialità li ha resi spesso molto chiusi, non più abituati a relazionarsi, e quindi li ha portati ad avere anche delle difficoltà nello studio, nel rapportarsi, nel voler uscire. E infatti noi cerchiamo spesso anche insieme alle scuole di creare delle occasioni anche fuori dalla classe, proprio perché hanno vissuto dei momenti di chiusura totale in casa, e quindi sicuramente l'Exme, oltre a Ti Abbraccio, offre la possibilità appunto anche di aiutare le famiglie in questo senso con i piccoli. Volevo anche dire che durante la distribuzione di Ti Abbraccio capita spesso che le famiglie vengano con i piccolini, e ovviamente per noi è veramente molto difficile vederli stare nella fila ad aspettare spesso anche ore la spesa,
il momento in cui i genitori ritirano la spesa, e quindi in Ti abbraccio all'ex-me si è pensato proprio di, attraverso i preziosissimi volontari, di intrattenerli, e quindi un po' con i giochi che sono presenti nel cortile dell'ex-me, ma anche con altre attività, ma anche col supporto scolastico, ma col disegnare, si cerca di rendere quel momento, che non è proprio felicissimo, di attesa, di renderlo un po' più leggero, in modo tale da toglierli, diciamo, da una situazione che magari si soffrono anche i genitori, non solo loro. In quello ringraziamo anche i volontari e gli operatori, i ragazzi anche dell'alternanza scuola-lavoro, che si occupano proprio dei piccolini che stanno in fila durante la distribuzione. Ma tu dicevi una cosa anche molto importante: si tratta di famiglie che purtroppo sono distratte da una condizione di bisogno, quindi ricerca del lavoro che non c'è, e tutto questo, voglio dire, in qualche modo si ripercuote sui ragazzi. Quindi occuparsene non solo con la distribuzione di viveri di prima necessità, indumenti, che naturalmente, per carità, è una base, una cosa importantissima, però naturalmente sono anche altre le necessità. Certo, assolutamente sì. E quindi è giusto. Riguardano appunto il genitore che cerca lavoro, che cerca modo per, come dicevo prima, arrivare a fine mese, ma la difficoltà è proprio anche occuparsi, magari come prima, della scuola, del tempo libero dei figli. Spesso non si ha modo appunto di poter garantire loro lo sport oppure altri momenti di svago. In quello sicuramente l'ex-me offre supporto alle famiglie, ma anche all'interno proprio del supporto scolastico, anche stare insieme ai ragazzi mentre fanno i compiti, aiutarli, sicuramente un alleggerire le famiglie e i genitori, non solo durante la distribuzione, ma ogni giorno all'ex-me, appunto durante le attività, sicuramente è un alleggerirli, come dicevo, e aiutarli, un supporto. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie per averci seguito nel corso di queste 5 puntate. Vi auguro un buon proseguimento di serata e arrivederci. Thank you.